Bergamo batte Cantù 3-2, si va a gara 3, un altro tiebreak, stavolta sorride a noi. Che partita, ma questi sono i playoff e Bergamo soprattutto c'è e c'è fino alla fine. Sì, è stata una partita a tratti strana perché mi sembrava che in attacco siamo stati, attacco e difesa per dire, un po' superiori, però siamo andati al tie break, quindi vuol dire che onora loro che la partita è stata equilibrata, non è stata a senso unico. Per fortuna l'abbiamo spuntata noi e niente, il tie break lo abbiamo un po' dominato, però prossima gara sarà tutto da rifare, tutto nuovo, tutto da capo a casa loro, quindi è un'arma in più. Dobbiamo dire che a loro non è entrata la battuta oggi, questo non bisogna nasconderlo, e so che questi 2 o 3 giorni lavoreranno per curare quel dettaglio che fa la differenza a loro, quindi noi dobbiamo prepararci per difendere, non ricevere, per difendere queste battute e fare bene in attacco almeno diciamo 3/4 di quello che abbiamo fatto oggi, quindi speriamo bene. Soprattutto a ripartire con quello che abbiamo messo nel tiebreak, perché il 2-2 avrebbe potuto, non dico tagliarci le gambe, ma comunque condizionarci. E invece concentrati, lucidi e freddi fino alla fine. Sì, noi eravamo consapevoli della nostra gara. Purtroppo ci è scappato il quarto set, ci è scappato quel set che dovevamo vincerlo, però va bene così. Al tiebreak abbiamo ripreso la nostra partita. Niente, sì, noi eravamo sicuri oggi di fare una prestazione, eravamo ansiosi, avevamo voglia di farlo e ci sta. Niente, questi sono i playoff, loro hanno vinto 3-2 in casa loro, quindi per noi vincere 3-2 è come vincere 3-0. Qua il playoff non importa un set, 2 set, l'importante è portare la vittoria a casa e niente, ora uno pari e palla al piede.